Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Ragazzi, premessa, se sentite qualche spostamento di mobile o qualcosa, sono questi di sopra che stanno facendo il trasloco. È oramai una settimana, stanno traslocando non so quanti mobili stanno portando su di sopra. È una casa di 30 metri quadri, stanno portando via tutto il mondo convenienza. Comunque, vi ringrazio tanto perché nel giorno del mio compleanno, il 18 di gennaio, sono arrivati 15 nuovi iscritti e per un canale piccolo come il mio è vita, è linfa vitale per portare ulteriori video. Comunque, tralasciando questo, quindi vi rinnovo il ringraziamento e vi rinnovo il ringraziamento per tutti gli auguri che mi avete fatto sotto al video e nel post della community. Detto questo, signori, Dries Mertens ha rilasciato una lunghissima intervista. Io ho stampato 8 fogli, praticamente tutta l'intervista di Dries Mertens. Ora poi andiamo a prendere qualche riflessione, qualche spunto da questa sua intervista. Io partirei proprio sul tema dell'argomento che è vivo e è caldo in queste ore, del rinnovo, perché sappiamo che Insigne andrà via. Fabian Ruiz ha rifiutato l'offerta di rinnovo del Napoli perché anche per lui si è stata fatta un'opzione di rinnovo al ribasso, quindi non un'opzione di rinnovo al rialzo. Ecco qui. Comunque, partiamo proprio con il rinnovo e leggiamo le parole di Dries Mertens. Segnare tanto, così Aurelio De Laurentiis sarà costretto a tenermi. Più gol faccio e più lui capirà che varrà la pena farmi firmare. E poi ho l'asso nella manica. Invece di andare in giro a buttare soldi per comprare un attaccante nuovo, gli concedo la possibilità di tesserare mio figlio. Quindi quell'amore eterno che c'è tra Dries Mertens e il Napoli. Non solo il Napoli, e Napoli, Napoli città, ragazzi. Quindi tenete a mente queste parole. Ha un centravanti giovane con una carriera lunga davanti a sé ed io non devo mollare né casa né tantomeno Napoli. Per questo io vi dico che Dries Mertens è più napoletano dei napoletani. Un belga nato in Belgio ma con sangue napoletano, ragazzi. Quindi quando a me mi viene da ridere quando dicono però visto Insigne va via perché il presidente non gli ha voluto dare i soldi. Ragazzi, 8 milioni a stagione non te le dà nessuno in Europa, a prescindere, va bene? L'unica sua soluzione era quella di espatriare in America e, scusatemi, in Canada, perché poi mi venite a rompere i coglioni e dire «Oh, Neapolis, ma il Canada, ma che cazzo dici?» Va benissimo, espatriare in Canada, va bene? Così siamo tutti felici e contenti. Detto questo, anche Fabian Ruiz, come detto ad inizio video, non vuole rinnovare il contratto con il Napoli. Va benissimo, perché è normale, il Napoli ha messo la soglia a 3,5 milioni di monte ingaggi massimo e quindi Mertens ha deciso, le ultime indiscrezioni parlano di questo, anche di abbassarsi l'ingaggio a 2 milioni pur di rimanere a Napoli. E sappiamo, ragazzi, che Mertens come vice Osimhen va benissimo e fa la differenza e la sta continuando a fare e si è visto anche a Bologna, ragazzi. Detto questo, poi parla della squadra più forte, quella del secondo anno di Sarri, quella che andò vicinissima allo scudetto, che se fai 91 punti ti tocca quasi per diritto. E caro Dries, siamo ancora tutti amareggiati per quei 91 punti. Io penso che quel Napoli, perché lo dice anche lui, è la squadra più forte stata, è stata una squadra incredibile quella lì, ragazzi. E quindi di cosa vogliamo parlare? Però poi parla di questa squadra attuale, ragazzi, perché poi parla anche parla del passato, ma parla anche del presente e del futuro in questa intervista. Parla della squadra, guardi chi siamo: Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne, Zielinski nella loro fase più matura, un Di Lorenzo di cui sono innamorato, perché le gioca tutte, Rachmani e Juan Jesus che sembrava, e ribadisco sembrava, dovesse essere l'alternativa al blocco titolare, che giocano a questi livelli, il ritorno di Fousi Ghoulam, ci metta gli altri. Poi questo è uno squadrone che però ha dovuto pagare un prezzo altissimo alla sfortuna. L'Inter è la più forte, sta avanti, ha un vantaggio, ma non è finita. Ragazzi, Dries Mertens, come io ho sempre detto, è più napoletano dei napoletani, ha più cazzimma lui, ma nel senso calcistico, che tutti quegli altri. Lui ha fame di vittorie, ragazzi, quindi non diciamoci cazzate. E poi parla pure di Osimhen: so quanto vale e cosa può diventare, dipenderà molto da lui, dalla sua capacità di gestirsi. Ha un potenziale spaventoso, già adesso incide come pochi
ed è ancora giovanissimo, in 2 anni ne ha dovuti passare troppe, ma adesso toccherà a lui. Quindi Mertens, ragazzi, non chiede di giocare titolare, ma nessuno si aspetta che naturalmente giochi titolare al posto di Victor Osimhen. No, ma come sostituto proprio di Victor, ragazzi, va benissimo. Anzi, è anche, io penso sia pochi possono avere un reparto offensivo come quello del Napoli. Ragazzi, se all'Inter gli togli Dzeko e Lautaro Martinez, cioè Sanchez, ma Sanchez ti dà la sicurezza che ti dà Dries Mertens? No, perché voglio Sanchez dopo il gol che ha fatto in Supercoppa con la Juventus, ah, io il leone in gabbia. Ma leone in gabbia di cosa? Ma cosa hai fatto 3 anni, 4 anni, mettiamocene 4, a livelli altissimi, e poi hai fatto la panchina di qua, la panchina di là, all'Inter fai panchina, quindi non fa il fenomeno. E poi parla il più grande compagno che tu hai avuto a Napoli. E ragazzi, e qui mi scende la lacrimuccia, ma mi scende la lacrimuccia proprio perché ha ragione, perché noi si denigra questo giocatore, però ragazzi, ci ha fatto godere all'inverosimile questo giocatore. E parla proprio di Higuain. L'Higuain dei 36 gol non ha uguali. Io sono compagno di nazionali di Kevin De Bruyne e Lukaku, che rappresentano l'eccellenza, va bene? Ma il Pipita di quella stagione faceva di tutto e giocava per la squadra, fu un mostro. E quindi, ma di cosa vogliamo parlare, ragazzi? Anche qui c'ha ragione da vendere. E poi parla del centravanti con Maurizio Sarri. Vado anche in porta perché io in panchina ci sto male. La sorte quella volta fu Carogna con Milik, ma al quale auguro tutte le fortune che merita. Giocatore fortissimo, ma si fece male. Lui che era l'erede del Pipita, e lo sappiamo quanto abbiamo aspettato Arkadiusz Milik, ragazzi, ma quest'amore non è mai sbocciato verso Milik. Io personalmente lo reputo uno degli attaccanti, non era scarso perché il suo lo faceva, però ragazzi, non era, forse è arrivato nel momento peggiore. Se arrivava nel dopo Cavani forse avrei detto di sì, ma dopo quell'anno stratosferico proprio di Gonzalo Higuain, ragazzi, era difficile affermarsi a Napoli, e quella pressione che tu avevi addosso a Napoli, quindi ricordiamocela questa cosa. E così mi ritrovai là in mezzo. Non è andata male, vero? Afferma lui, ragazzi. Come gli vuoi dire male? È diventato il centravanti con più gol del Napoli, ragazzi. Ma di cosa vogliamo parlare? Ma di cosa vogliamo parlare? Ma gli poi parla del Napoli, parla l'uomo di Dries Mertens, il suo futuro già l'abbiamo detto. Parliamo un attimo di Napoli, perché lui parla, lui ama Napoli, ragazzi, e lo sapete quanto Dries ami Napoli, ma soprattutto i napoletani amano Napoli. Lui apre proprio così l'intervista: dal primo momento ho avvertito un'attrazione fatale per la città, per la gente. Qui ci sono 9 anni ed un quarto della mia vita. Ci sono stato e ci starò sempre bene, perché ho immediatamente avvertito l'affetto. Sono stato fortunato nella scelta. Non sapevo che sarete andato ad abitare a Palazzo Donanna. E per chi conosce quel luogo c'è poco da spiegare. Un posto che ti prende l'anima. Io al mattino mi sveglio e vedo il mare. Ho un orizzonte che ti conquista. Se è possibile posso salire in barca, andare ad Amalfi o a Capri, respirare. Immergermi in acqua e vivere. Voglio, ma di cosa vogliamo parlare? Questa è la dimostrazione di puro amore che nessuno aveva bisogno, perché noi lo sappiamo l'amore che Dries prova per Napoli. Quindi io sono quasi in lacrime a leggere questa intervista al buon Dries, perché ragazzi, non mi spiazza sinceramente le sue dichiarazioni, anzi, voglio, lo dice anche lui: Napoli mi ha conquistato d'impatto, un rapporto speciale con chiunque, il ragazzo del bar in via Positivo, quello dove vado a mangiare la pizza, perché c'è empatia con la natura stessa di questa gente. Io sono sempre Dries, mai Mertens, quando vado in giro a gustarmi le bellezze di Napoli. Lui lo dice: io non mi sento di essere un qualcuno al di sopra delle altre persone, no, io sono Dries e non sono Mertens. Si fa chiamare per nome, ragazzi, si fa chiamare Dries. Poi lo sappiamo, quel Dries che è diventato Ciro per l'importanza che noi napoletani diamo alle cose. Quindi quando mi viene da ridere quando sento dire: ma Mertens è vecchio, lo dobbiamo buttare. Ragazzi, ma di cosa volete parlare? Dries Mertens ha dato l'anima in questa squadra, e quindi un po' come José María Alejón, ragazzi,
ha dato l'anima a Napoli. E io quel finale di Coppa Italia dove José scoppia a piangere in lacrime, inginocchiato, che porta le mani al volto per coprirsi le lacrime, ragazzi, io quelle lì non me le dimentico. Come non mi dimentico le lacrime di Lorenzo Insigne a Reggio Emilia dopo il rigore sbagliato contro la Juventus, che ci poteva permettere di andare sull'1-1. Quindi, però, quando parlate di Dries Mertens, e sono in molti che lo dovrebbero fare, sciacquatevi la bocca, perché Dries Mertens, ragazzi, non si discute, si ama. Io vi rilascerò tutta l'intervista rilasciata da Dries Mertens, penso al Corriere della Sera, non vorrei dire stronzate, proprio per farvela leggere nel migliore dei modi, questa intervista. Non sarò stato bravo a dirvi le sue parole, a raccontarvi la sua intervista, però ragazzi, ci tenevo veramente tanto a portare questa intervista sul canale, perché al mondo d'oggi dove si pensa solo ai soldi, e Dress lo ha detto, a me non mi interessano dei soldi americani o statunitensi o canadesi, a me non mi interessa di Dubai, a me interessa Napoli, io amo Napoli e Napoli mi ama. E caro Dress, segna tanto, l'hai detto tu stesso, segna tanto, così De Laurentiis è costretto a tenermi. E poi ci potrebbe essere un futuro per tuo figlio, Ciro, ma come ha detto lui, sto provando a convincere Kat a chiamarlo Ciro, ma penso che alla fine vincerà lei. Noi ti vorremmo sempre bene, caro Dries, non ti preoccupare, Napoli ti sostiene e io ti sosterrò sempre, perché Wayu, tu sei uno scugnizzo napoletano. Sempre e comunque, forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926. Ciao Wayu.